Il 21 febbraio 1920 era freddo a Parigi e c'era un bue sul tetto, o almeno così si intitolava lo spettacolo in cui si esibivano i balletti russi e la celebre famiglia circense Fratellini sulla musica di un giovane talento dell'avanguardia, Darius Milhaud, e su una storia che il poeta Jean Cocteau aveva ambientato in un bar americano al tempo del proibizionismo, tra risse e pacificazione finale. Personaggi: un allibratore, un nano, un pugile, una donna vestita da uomo. Era una serata del circolo musicale che si faceva chiamare Gruppo dei Sei, tutti ammiratori del compositore Erik Satie, che si esibì per ultimo al pianoforte. Ho scoperto Le Bœuf sur le Toit, il bue sul tetto, quando sono finalmente tornata a un concerto dal vivo dopo un anno e mezzo di pandemia. E l'energia irriverente e gioiosa di quella serata parigina ha scosso il pubblico sonnacchioso di una domenica pomeriggio di pioggia a Milano. Sono Natascia Lusenti e state ascoltando il secondo episodio del podcast prodotto da Iperborea, L'anima delle città, vite memorabili e luoghi che le hanno ispirate. Un podcast in 6 puntate che accompagna l'uscita del nuovo libro dello scrittore Jan Brocken. Sulla copertina del libro c'è uno dei miei abbinamenti cromatici preferiti, blu su sfondo rosa. La macchia blu ha la forma di un cuore umano e si compone di palazzi dalle finestre gialle. Da una di esse escono note musicali di un elegante color borgogna. È davvero l'anima delle città, come indica il titolo del libro, perché nelle mappe letterarie, fitte e dettagliate di Brocken, i palazzi, le strade, i quartieri diventano vivi grazie alla storia degli uomini e delle donne che li hanno abitati e perché in quelle mappe c'è sempre la musica. Non solo perché spesso la vita dei protagonisti dei suoi libri ne è piena, ma innanzitutto perché lo è la sua. Musica classica, tanto pianoforte, lo strumento che suonava sua madre e poi lui stesso da bambino, ma anche musica rock di cui è stato appassionato. Per me è impossibile leggere i suoi libri senza fermarmi qualche volta ad ascoltare quel concerto di cui parla, quel direttore d'orchestra, quel quartetto d'archi. Se non lo faccio, sottolineo, rimando a più tardi, indicando con frecce e linee ciò che mi interessa, praticamente tutto, e a quel punto alcune pagine sembrano la mappa di un tesoro che sto provando a sotterrare, e in un certo senso è così. Seguo il percorso di qualcuno che ha già trovato qualcosa di prezioso. A Parigi Brocken mi porta in luoghi in cui non sono mai stata, come uno dei cimiteri più piccoli della città, in cui, scrive, il numero di gatti sdraiati sulle tombe è incalcolabile. Accarezzo il piccolo felino che mi dorme in grembo e penso che dovrò proprio andarci. Parigi qui è la città del musicista Erik Satie e io seguo Brocken nel suo passeggiare mentre sono in vacanza in Grecia. Faccio fatica a concentrarmi. La luce dell'Egeo si distende come una gelatina su quella della capitale francese, la assorbe e la zittisce. Ma appena poche righe più in là dell'inizio del capitolo, l'autore e io ci ritroviamo a metà strada nelle gimnopédie del compositore francese. Brocken confessa che non è chiaro cosa intendesse Satie con quella parola che viene dal greco gymnos, nudo. Probabilmente una danza che veniva eseguita annualmente nell'antica città di Sparta. Ecco, ora la grandiosità del mondo classico incontra la grandeur francese. Erik Satie viveva in un armadio a Montmartre. L'incipit del capitolo mi fa ridere. Ditelo a un francese che la sua capitale viene visitata a partire da una stanza così piccola che lo stesso Satie la chiamava placard, armadio. Per un periodo è stato anche il museo più piccolo della città, chiuso però nel 2008 perché con 3 visitatori era già strapieno, specifica Brocken. Ed era il terzo ad essere di troppo, visto che Satie condivise per anni quel cubicolo con un amico, un poeta catalano che gli ispirò le gimnopédie, se non altro per avere messo quella parola in un suo verso.
Sarà anche stato un luogo con una ridotta metratura calpestabile, ma si trovava sul punto più alto di Parigi, sulla collina di Montmartre. A pochi numeri civici di distanza lavorava Suzanne Valadon, una pittrice, donna libera che tirò su un figlio, poi pittore, anche lui. Amò molti degli artisti più importanti di quegli anni e per loro posò come modella. Quando Satie la incontra, entrambi hanno poco meno di 30 anni e lui, a posteriori, avrebbe considerato quella donna bellissima la sua ultima possibilità. Brocken immagina che Suzanne fosse affascinata dalla musica spirituale che Satie scriveva in quegli anni, non solo Uspud, che è un pezzo per pianoforte lungo 30 minuti che è tuttora spaventevolmente moderno. Ha una titubanza. Mi fermo ad ascoltare o proseguo nella lettura? Mi fermo e ascolto. Satie sentiva in Suzanne qualcosa di vulcanico e con lei sperimentò la sua unica convivenza. 5 mesi e alla fine, scrive Brocken, dovette intervenire la gendarmeria. Un epilogo degno dell'inizio, visto che nei primi 2 mesi della loro relazione non uscirono praticamente mai dallo studio. Trascorrevano a volte giornate intere sdraiati sul pavimento sotto una coperta, vivendo l'amore come un culto. Mi viene in mente un piccolo libro di Lorenzo Mattotti, fumettista, illustratore e regista molto amato anche in Francia. La stanza è un poema grafico in bianco e nero ed è colmo dell'incanto di un amore che inizia in una bolla inaccessibile agli altri. Come in apnea, però, occorre conoscere il limite, oppure a un certo punto la bolla scoppia. Deve essere andata più o meno così nell'atelier di Rue Courtois numero 12, che oggi ospita il museo di Montmartre. Suzanne aveva in sé l'aria e tutto quel che serve per sopravvivere alla fine di un amore. Satie, invece, ci dice Brocken, da schivo che era diventò un solitario e si rinchiuse nel suo mondo. Era il 1893, ma il colpo di grazia per lui sarebbe stata la delusione dopo l'insuccesso e lo scandalo del 1917 a seguito della messa in scena del balletto Parade, libretto di Jean Cocteau. Scene, sipario e costumi di Pablo Picasso, coreografia di Leonid Massin per i balletti russi. Secondo Satie, Parade gli fece perdere un bel po' di amici, tra cui Claude Debussy, che era già molto malato e non avrebbe comunque potuto essere presente alla prima dello spettacolo, ma non mandò nemmeno un biglietto. Debussy, che per anni lo aveva invitato ogni mercoledì a pranzo cucinandogli sempre le stesse cose, uova e costolette di agnello. Ma che uova, che costolette, ammetteva Satie. E qui mi confondo nel leggere la mappa. Sento le note di Pelléas et Mélisande, l'opera di Debussy che Satie considerava uno spartiacque nella storia della musica. Ma sento anche la Boîte à Joujou, che per Brocken è una fiaba meravigliosa, con la musica più bella che si possa immaginare. Claude Debussy l'aveva scritta per sua figlia Claude Emma, soprannominata Chouchou, il grande amore della sua vita. Penso che Brocken deve amare particolarmente Debussy, visto che, come racconta nel libro Nella casa del pianista, il suo amico, il pianista esule russo Yuri Egorov, aveva saputo suonarlo, comprenderlo come nessun altro. Penso alla prima volta in cui andai a Parigi, che per me fu soprattutto i suoi musei, e al poeta Apollinaire, che nel 1911 fu accusato del furto della Gioconda, al punto da finire in carcere. Del balletto Parade, Apollinaire disse che era più reale del reale, surrealiste, e con ciò introdusse il termine surrealista. 3 anni dopo il surrealismo sarebbe diventato la corrente all'avanguardia sia in letteratura sia nelle arti visive, ma Apollinaire non c'era più. Nel 1918 fu una delle vittime dell'influenza spagnola. Così scrive Brocken. 3 anni più tardi era il 1920 e così siamo tornati sul tetto con un bue, dove abbiamo cominciato questo episodio.
e sulle tracce della musica e dell'amore arriveremo nella nostra prossima destinazione, Vilnius. L'anima delle città, vite memorabili e luoghi che le hanno ispirate è un podcast prodotto da Iperborea in collaborazione con l'Ambasciata e il Consolato del Regno dei Paesi Bassi.